Buongiorno ascoltatori di Let's Dig Again, siamo in diretta dal Turisma con il responsabile per l'ente del turismo egiziano Abdallah. Le volevo chiedere cosa porta l'Egitto come patrimonio archeologico a questa edizione di Turisma? Innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori di questa grande manifestazione Turisma e aver scelto l'Egitto come paese ospite. Noi oggi abbiamo una bella replica di Tutankhamon costruita dall'artigiano italiano Gianni Moro insieme ai suoi collaboratori dell'Università di Torino, che è una replica identica a quella che si trova alla Valle di d'Egitto. Noi siamo veramente molto soddisfatti di essere qui come partecipante, perché come guardate oggi ci sono delle lunghe code in attesa di visitare quella tomba, e siamo venuti insieme agli operatori italiani a offrire al pubblico di questa fiera i viaggi in Egitto per il turismo culturale. Siete soddisfatti di quanto è stato detto nel corso della giornata di ieri a proposito dell'Egitto, dell'egittologia, della situazione delle ricerche attuali? Siamo molto contenti e soddisfatti, perché da 3 giorni che si sta parlando d'Egitto alla città dell'arte, la città di Firenze. Siamo molto contenti e soddisfatti, soprattutto che è il pubblico e sono quelli appassionati di fare viaggi culturali in tutto il mondo, così non si può saltare una visita alle piramidi oppure alla grande sfinge di Giza. Grazie mille, può salutare i nostri ascoltatori? Certo, io anche devo consentire un messaggio a tutti quanti che ci ascoltano: venite in Egitto, vi aspettiamo.